Raiders, benvenuti dal vostro Mad Horse. Spero che il vento non si senta troppo, dato che ci sono un po' di turbolenze di vento traverso. Oggi, nonostante il clima abbastanza in tema con la moto, un po' uggioso, un po' tra virgolette londinese, britannico, questo video segna il primo test ride del 2024 e allo stesso tempo questa prova sarà estremamente interessante perché avrò modo di vedere come si comporterà questa Triumph Tiger 900 Rally a 360 gradi. Infatti in questo momento sono già in autostrada. Fortunatamente, rispetto alla mia Frigona, ha un bel sistema di infotainment, soprattutto per quanto riguarda la navigazione. È un turn by turn, ma a me basta e avanza. Purtroppo mi sono scordato il supporto per il telefono appunto sulla Frigona, però la cosa buona è che non necessita di cavo e allo stesso tempo si collega e funziona, sembrerebbe, bene. Quindi in questo momento sto navigando con il telefono in tasca e senza supporti vari. Dove sono diretto? Sono diretto al luogo dell'appuntamento con la concessionaria, anzi le concessionarie Triumph Roma Ovest e LA Moto, dato che oggi si inaugura ufficialmente la stagione 2024. Nel traffico in teoria già l'ho provata, ma oggi finalmente, come promesso, si va per curve. Direzione finale Lago del Turano. Mamma mia quanti siamo, ragazzi, siamo arrivati al luogo dell'appuntamento e stiamo ripartendo adesso dal parcheggio. È una serpentina infinita di moto. Allora, in queste fasi qui potremmo assaggiare alcune doti come il comfort della sella, che è morbidissima, abituato all'Africa Twin, veramente qui siamo su una poltrona su ruote. Il sistema turn by turn ha funzionato egregiamente, diciamo solo in alcune fasi di ricalcolo si impuntava un po' su una determinata strada che mi voleva far fare, io invece volevo farne un'altra, però dopo un po' ha risolto in autonomia la situazione. Allora, adesso un po' più in campo aperto rispetto alla prova stradale, a livello di calore sulle ginocchia ne percepisco di meno, però comunque un leggero flusso c'è. Allora, se sulla mia Africa Twin ho speso grandi parole per la ciclistica ad utilizzo stradale, qui probabilmente, frutto anche di una gomma decisamente più stradale, sembra ancora più agile, ancora più facile e soprattutto ancora più stabile quando si entra in curva. Oggi ho voluto fare una piccola sfida con me stesso mettendo un guantino estivo. Questo perché? Perché questa moto è dotata di ogni genere di comfort possibile. Abbiamo manopole riscaldabili, sella riscaldabile. Finora la temperatura, almeno per questo momento, diciamo, non implica l'utilizzo delle manopole riscaldabili, però più avanti c'è il comandino qui qualora dovesse servire. Parliamo in ogni caso di un modello premium che ha un prezzo da moto premium ed è pari a 17.495, però per prestazioni, componentistica, perché qui comunque abbiamo Brembo Stilema, Showa pluriregolabili con buone escursioni. Mi dispiace oggi non portarla in fuoristrada, perché poi a me queste moto piacciono particolarmente, soprattutto in ottica totale, quindi è bello farci l'uscita per curve, è bella utilizzarla addirittura nel tragitto casa lavoro e deve essere bella quando ci si infanga in malo modo. Ecco, qui sul dissestato questa moto è spettacolare, arrivi con il quadruplo della confidenza. Questa è una turistica che guidi come un motard. Sul dissestato la forcella Showa davanti risponde bene. Quando acceleri, quando prendi il gas in mano, anche il mono non tende a pompare eccessivamente, a meno che non ti metti a fare proprio dei curvoni, ma non è il caso di questa strada stretta. Penso che questa moto qui sia il classico esempio del perché tante persone, soprattutto quelle magari con qualche capello in meno in testa o con qualche capello bianco, che magari appunto erano abituati a delle moto decisamente più sportive, che magari adesso cercano una postura di guida più comoda, ma allo stesso tempo si vogliono divertire quando c'è da guidare. I 90 Nm di coppia si sentono comunque quando gli si tirano le marce. Questo tre cilindri mi sta piacendo, è un motore veramente elastico. Vedete come viene su pure di gas? Poi in questo caso c'è il TC che, nonostante con la mappa sport, è entrato. Non so se è per il fatto che ha sentito la ruota davanti alzarsi o se magari c'era un po' di breccino, perché mi sembra un pochino invasivo così per essere appunto una mappa sport. Non
una frenata bella, sicura, merito del doppio disco flottante da 320 mm all'anteriore con pinza radiale appunto Brembo stilema a 4 pistoncini. Anche dietro l'impianto frenante è marchiato Brembo, ovviamente va a mordere un singolo disco da 265 mm. Ah, informazione di servizio, in questo momento la sto provando con la posizione sella più bassa, esattamente come l'ho trovata, quindi a 85 cm. Volendo per i più alti come il sottoscritto, in questo caso per la guida stradale non mi dà troppa noia, ma in fuoristrada sarebbe, vabbè che stai spesso in piedi, però sicuramente sarebbe meglio averla un pochino più alta per l'altezza mia. E a quel punto basta solo regolarla e metterla a 87 cm. Per i motociclisti meno alti non disperate, perché comunque ci sono varie soluzioni per portare la moto all'altezza ideale, senza contare che se magari l'aspetto fuoristradistico non vi attira particolarmente, rimane comunque disponibile la versione GT con tanto di cerchi anteriori da 19 in lega. In ogni caso preferisco comunque il 21 perché, come vedete, su asfalto non vi toglie proprio nulla, proprio niente vi toglie, ma allo stesso tempo vi consente di andare più agevolmente dove la strada asfaltata si interrompe. Ecco, il quick shifter lo sto usando poco, però quello che devo dire, ha degli innesti che sono non precisi, di più qui probabilmente anche a merito della tipologia di motore, comunque il 3 cilindri è fluidissimo, inizia anche a fare un certo caldo quindi lo possiamo abbassare, è comodissimo questo sistema, inclinate e tirate su se volete alzare, inclinate e spingete in giù se volete abbassare. Questo anche in movimento, anche se non ve lo dovrei dire perché diciamo non è proprio sicurissimo, però insomma se la situazione lo consente è sicuramente comodo. Visto comunque il mercato che va sempre di più a diventare competitivo, a puntare sulla competitività dei vari marchi, dare più verba a questo motore sicuramente è stata cosa buona e giusta. Qui ovviamente, oltre a un infotainment di primo ordine, abbiamo una piattaforma inerziale, quindi l'ABS ha anche funzione cornering, è una moto estremamente curata e raffinata. In un mondo costellato prettamente di bicilindrici, avere un 3 cilindri con questa impostazione qui non la reputo affatto una brutta cosa, e sono convinto che gli estimatori di questa tipologia di motore avranno un'alternativa ai canonici bicilindrici veramente di livello. Quick shifter in grandissimo spolvero, ragazzi, una taratura perfetta. Questi livelli di precisione di quick shifter finora li ho trovati esclusivamente sul 4 cilindri in linea, per esempio della CB1000, sul K5 di Suzuki. Oggi tanti hanno ripreso fuori le moto, ci sono tanti bei gruppi. Porca miseria, un bordello di gente, siamo tanti. Anche sulla guida alle grotta, prendi una toppa dell'asfalto, prendi una asperità, un dossetto, davanti rimane granitica. E questa è una gran cosa perché questa tipologia di moto, proprio per via delle geometrie che adottano, quindi comunque la potenza ce l'hanno, hanno un baricentro molto alto e un manubrio alto. In più mettiamoci la ruota da 21 davanti, ecco che l'altezza da terra è tanta. Di conseguenza è facile ritrovarsi con lo sterzo alleggerito in determinate situazioni. Qui invece la parola d'ordine è stabilità, granitica, un vero piacere da portare tra le curve. C'è ancora qualcuno dietro, anche se il gruppo per i miei gusti si è sgranato un pochino troppo, non vedo troppa gente. Ok, li vedo, sono indirizzati sulla strada giusta, bene. Bello pure pennellare scorrendo con questa moto, bello fluido, rimanendo regolare sulle curve. Vedete, non si toccano i freni. Se inizi a guidarla così, in scioltezza, ti aiuti col freno motore che con la mappa sport sembra quasi quello di un bicilindrico, e vai in surplus che è un amore, e poi sui cambi di direzione godi. Sempre col gas puntato, disegni per terra con questa moto. La strada non la conosco, ma ragazzi, è spettacolare. Non c'è tanta visibilità, e quindi se non conosco non ho visibilità, ma anche se conosco
Perché poi ci sono i coglioni come questo qui che non sanno stare con le ruote nella corsia, quindi ecco perché se non hai visibilità è meglio farsi un anfiteatro di affari propri. Oh, adesso facciamola cantare un po' col quick shifter. Mamma mia quanti siamo ragazzi. One eternity later. Allora, siamo in rientro post panino. Adesso mi gusterò ancora per un po' questa Tiger. Domani quasi mi scoccia doverla riportare in concessionaria. Sarà tosta tornare alla Fricona. Sono due filosofie diverse di intendere la Maxi Enduro. Non l'ho portata in fuoristrada, quindi diciamo mi manca solo un aspetto per capire realmente questa Tiger 900 Rally. Però per come la sto vivendo mi dà l'idea di essere una moto estremamente dalla vocazione più stradale della Fricona. 2 hours later. Come potete vedere siamo rientrati nella zona urbana vicino casa. Sono in riservissima. Il serbatoio da 20 litri unito a dei consumi comunque veramente buoni, anche perché abbiamo alternato un passo allegro, uno un po' più conservativo, insomma. Quindi gente, siamo più o meno ai titoli di coda di questo video, di questo lunghissimo test ride. Io mi sento di promuovere a pieni voti la Triumph Tiger 900. L'allestimento rally con ruota da 21, diciamo, non fa sentire la mancanza di una gommatura più piccina. Molto carini anche i comandi Devio luci e la parte del commutatore d'accensione a destra, tutta retroilluminata, quindi la sera è particolarmente utile. Su strada più aperta il calore alle ginocchia mi ha dato, diciamo, molto meno fastidio rispetto al traffico. Un po' si percepisce ugualmente, però per tutto ciò che offre questa moto, ecco, proprio se volessi trovare un contro ci metterei solo quello. Per il resto grande lavoro. E adesso sono curioso a questo punto, per completezza, di provarla in fuoristrada, però il tempo a nostra disposizione è finito. Fatemi sapere qui sotto nei commenti che cosa ne pensate di questa moto, se l'avete già provata, se avete dubbi, perplessità o quant'altro. Inoltre, qualora ancora non vi foste iscritti, vi invito a farlo. E mi raccomando, attivate la campanellina, che già YouTube con le notifiche fa acqua da tutte le parti. Se non attiviamo la campanellina è molto facile perdersi i successivi caricamenti, e invece così facendo evitiamo tutto ciò. Inoltre, se questo video vi è piaciuto, lasciate un bel pollice in su e condividetelo con i vostri amici. Noi come sempre ci vediamo in un prossimo video. Un lampeggio dal vostro Mad Doors.